per quello che mi riguarda, ho dato una parola e la mia parola vale per 5 anni, no, non per 5 mesi. No, no, ma quindi su questo... E quindi non cambia nulla. Il lungo scrutinio dei voti alle regionali sarde che ha certificato la vittoria di Christian Solinas della coalizione di centrodestra e il crollo del Movimento 5 Stelle si riflette da subito sugli equilibri politici a livello nazionale. Chiaro il responso delle urne, 47%, alla coalizione di centrodestra 33% a Massimo Zedda, sostenuto dal centrosinistra, 11,2% invece i consensi conquistati da Francesco De Sogus, il candidato pentastellato. Salgono così a 6 le regioni governate dalla coalizione formata da Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. A livello nazionale Matteo Salvini ha chiarito che c'è un contratto di governo sottoscritto in un periodo particolare del paese, i contratti vanno onorati, quindi questa linea credo sia ben chiara da prima delle elezioni e non credo abbia ragione di smentita dopo. Il tonfo dei 5 Stelle in Sardegna, dopo quello in Abruzzo, dimostra che gli italiani stanno rinsavendo, stanno riaprendo gli occhi e che il futuro è del centrodestra unito, dichiara Silvio Berlusconi, non appena il dato della vittoria diventa certo, pensando forse alle prossime elezioni regionali che si terranno questa volta in Basilicata, dove il candidato del centrodestra è di Forza Italia. Ma il dato della Sardegna rinvigorisce anche il Partito Democratico, che in coalizione raggiunge quasi un terzo dei consensi e fa della lista Dem la prima dell'isola. Il risultato in Sardegna è chiaro, il Movimento 5 Stelle e la sua azione di governo vengono nuovamente bocciati drammaticamente dopo l'Abruzzo. Il centro-sinistra è vivo, il Partito Democratico riesce ad avere un buon risultato. Per il governo non cambia niente, spero che per la Sardegna possa cambiare qualcosa, ma se governano queste ammucchiate è un po' difficile. In Sardegna il 4 marzo scorso il Movimento 5 Stelle aveva raggiunto il 42% dei consensi, mentre oggi ne raccoglie meno di un quarto. La leadership di Luigi Di Maio va certamente rimessa in discussione, ammette Paola Nugnes, la senatrice ribelle grillina, portavoce di un malcontento che serpeggia in tutto il movimento. È inutile che si confronti il dato delle amministrative con le politiche, si difende però da subito Luigi Di Maio. Noi a livello amministrativo abbiamo sempre avuto risultati diversi da quello nazionale ed anche il caso della Sardegna non fa eccezione. Sta di fatto che una riorganizzazione del movimento è nell'aria, come d'altronde annuncia lo stesso Di Maio. Andremo avanti con la riorganizzazione, tra domani e dopodomani ci saranno novità importanti per il movimento.